Li hanno ribattezzati gli ammortizzatori sociali delle famiglie e mai definizione fu più appropriata. Oggi i pensionati, almeno per la maggioranza delle famiglie, reggono il bilancio. In più di 400 sono arrivati ad Arezzo per la festa regionale di ANAP Confartigianato, ma soprattutto per discutere sulla legge che riguarda la non autosufficienza. Ancora tanti i bisogni a cui dare risposta. Sono tanti, ora elencarli tutti dovremmo stare qui fino a luna. Però diciamo, noi speriamo che con questa nuova legge, finalmente organica sulla non autosufficienza e disabilità, qualcosina si risolva. La legge in sé per sé è fatta bene, anche perché è stata fatta consultando tutte le 50-53 associazioni. La cosa più importante sono la presa in carico del paziente, perché le famiglie sono disorientate. Per esempio, partecipano a un progetto, finito il progetto non sanno a chi rivolgersi. Quindi l'importante è la presa in carico delle. È importante che lo Stato collabori con le famiglie, è importante che lo Stato, aiutato anche dal privato, riesca ad alleviare le sofferenze di questa gente. Quando si parla di disabili, anziani e giovani, perché i disabili purtroppo non sono solo gli anziani, ci sono anche tanti giovani che purtroppo, più sfortunati di noi, che anche hanno gli stessi bisogni degli anziani. Quindi noi parliamo di disabilità a tutto tondo. Parliamo invece di pensioni, anche questo è un tasto dolente, a volte gli aumenti sono irrisori, si parla di 7, 8, 9 euro, sarebbe quasi meglio, dicono i pensionati, che non ci fossero. Ecco, anche su questo fronte dal governo tante promesse, poi? Speriamo, noi siamo, però le premesse non sono belle, anche perché ogni volta che c'è bisogno dei soldi loro dove fanno cassa? Sui pensionati, senza dimenticandosi che i pensionati sono quelli che comunque sostengono le famiglie, la politica della famiglia, perché se non ci fossimo noi, ve lo dico per esperienza, probabilmente molta gente dovrebbe stare a casa a curare i figli, perché non ci sarebbe nessuno che aiuta i nostri figlioli e le nostre famiglie ad andare avanti. Al Teatro Petrarca di Arezzo, sede della manifestazione, tutte le autorità locali e regionali e la senatrice Simona Petrucci. Oggi 400 delegati, comunque Arezzo insomma sì, è centrale, ecco, su questi temi. Beh, oggi si gioca in casa, quindi ho dovuto per forza impegnarmi di più, perché giocando in casa non volevamo fare brutta figura, insomma, ecco, tutto qua, sicuramente sì, e che le cose possano migliorare anche a seguito di questo convegno.